non è che ogni volta che usi l'olio stai friggendo. Friggere è una cosa, usare l'olio per la cottura è un'altra. Se metti un po' d'olio in padella e cuoci, come ho fatto in quel video, non stai friggendo, stai cuocendo con l'olio. Per friggere ci sono due condizioni principali. Abbondanza d'olio, ci vuole olio immersione. Se presente quando andate da McDonald's, prendono le patate, il loro pesce di merda e lo mettono direttamente nella vasca, ecco, a casa è uguale. Chi frigge senza usare tutto quell'olio lo fa per risparmiare, ma sbaglia, perché viene una merda. E l'altra differenza principale è la temperatura che raggiunge l'olio, che è molto 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 più alta. Fritto ha un altro sapore rispetto a una cosa cotta in padella. Quindi basta, ma ci saranno anche altre migliaia di differenze, ma questo non è principale. Comunque basta andare su Google e cercare olio frittura oppure rosolatura oppure soffritto e vedrete che sono tre cose diverse con temperature diverse. Sarei curiosa di sapere cosa avete contro la frittura. Posso capire se è una questione dietetica, ma anche no, perché nel caso di quel video in particolare, nella padella c'erano esattamente 40 grammi d'olio. Quindi il cibo non avrebbe potuto assorbire più di quel che c'era. 40 grammi d'olio per due persone, quindi due cucchiai. Due cucchiai avrebbe voluto dire 180 calorie. Friggere quella roba invece devi aggiungere 100 calorie per ogni 100 grammi di roba fritta. Quindi un bordello, non so quanta roba era, ma tantissimo. Per la salute? Per quello? Non credo, visto che i video miei che fanno più visualizzazioni sono quelli dove mangio la merda. Monte che friggere, soffriggere e rosolare sono tre cose diverse, ma non vi volete proprio convincere, vabbè. Quindi niente, secondo voi adesso io sto cuocendo la zucca in padella con un po' d'olio e la sto friggendo. Quindi se io poi metto la stessa zucca e la friggo in un litro d'olio, per voi è la stessa cosa.